la deputata Azzolina, prego. Signor Presidente della Camera, onorevoli colleghi e colleghe, mi piacerebbe rendervi partecipi di quanto accaduto ad un ragazzo di 17 anni, ieri 13 giugno, rimasto ferito ad una mano, ha perso una falange nell'alternanza scuola-lavoro. A lui e alla sua famiglia va il mio pensiero. Questo studente iscritto ad un istituto tecnico di Pistoia si trovava in un'officina meccanica in provincia di Prato ed è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro usando un trapano che gli ha tranciato un dito. La scuola è da intendere per tutti noi come luogo non solo di formazione ed eccellenza del cittadino, luogo che conseguentemente ha la funzione di sviluppo del nostro paese, ma anche di sicurezza. Non possiamo certo pensare né accettare che i nostri studenti e figli possano andare a scuola e rischiare di perdere una parte di se stessi. Vero è che per i corsi di alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ma evidentemente nel caso De Quo questo non è sufficiente. La formazione va potenziata. Il progetto di alternanza scuola-lavoro, ex articolo 1, commi 33 e 44 della legge sulla buona scuola, dovrebbe essere un percorso didattico alternativo e non dovrebbe mai mettere i ragazzi in situazioni pericolose o in condizioni di sostituzione di manodopera. Le regole dovrebbero essere rispettate scrupolosamente e ci dovrebbe essere sempre qualcuno che segue i ragazzi, soprattutto quando si tratta di lavori potenzialmente rischiosi. Purtroppo sono molti in Italia i casi invece in cui, piuttosto che formare i ragazzi, si finisce per lasciarli soli a lavorare senza indicazioni e senza una supervisione. I problemi non finiscono qui però. Abbiamo studenti costretti a pagare le trasferte di tasca propria, a seguire attività avulse dall'indirizzo scolastico frequentato e a tralasciare per diverse ore lo studio delle discipline di insegnamento settimanali. La buona scuola ha introdotto un obbligo di 200 ore di attività di alternanza per i liceali e 400 ore per gli studenti iscritti nei percorsi tecnici e professionali da completare nell'arco dell'ultimo triennio di studi. In alcune regioni il rapporto tra il tessuto produttivo del territorio e la mole degli studenti da collocare in alternanza scuola-lavoro è inversamente proporzionale. Questo fa sì che su un monitoraggio di 15.000 liceali di 9 regioni, oltre la metà dice di partecipare a percorsi non inerenti ai propri studi e 4 su 10 ammettono di non essere messi nelle condizioni di studiare. Il 57% degli studenti confessa che l'alternanza scuola-lavoro, così come pensata e voluta dalla legge 107 del 2015, non funziona. Concluda. L'alternanza scuola-lavoro va pertanto sicuramente rivisitata e non dovrebbe essere obbligatoria, perché la riuscita o meno della medesima dipende dai territori nei quali si esplica. Non si può passare da storie di eccellenza a storie di sfruttamento degli studenti. È inaccettabile e vergognoso piangere morti sul lavoro. Non sono disposta a piangere anche gli infortuni sul lavoro dei nostri studenti, perché sono il nostro futuro. Concluda. Grazie. Per favore, senza fotografia.